la mia squadra, però sapevo che avremmo affrontato una squadra, secondo me, molto forte, specialmente in casa, veniva da una sconfitta, a un organico di tutto rispetto, un allenatore che io conosco benissimo, molto preparato, e quindi sapevamo che l'incontro sarebbe stato molto difficile. Abbiamo preparato benissimo questa settimana e questo secondo me è stato un grosso test di maturità. Abbiamo superato, secondo me, un buon ostacolo, però purtroppo siamo ancora all'inizio, c'è tanta strada da fare e quindi dobbiamo pensare purtroppo alla prossima partita. Per quanto risulta inutile, molto di quattro gare, però sì, sì, siamo contenti, sarei un ipocrita a dire il contrario, però so che i ragazzi hanno lavorato tanto per ottenere questi risultati e so che bisogna lavorare ancora altrettanto per ottenere risultati futuri, quindi dobbiamo tenere la testa bassa, pensare a lavorare con umiltà, perché solo così possiamo andare avanti. Oggi per il Massale è stato veramente semplice, sì, Michael non è sicuramente una scoperta, però penso che sia stato un po' il collettivo e non penso che sia stato facile superare il centrocampo del Castellina. Credo che noi abbiamo fatto una buona partita e questo ha reso le cose un po' più semplici. Non penso che sia stata molto facile come magari possa sembrare da fuori. È stata impegnativa perché quando passavamo i ritmi loro hanno messo in difficoltà, hanno avuto anche loro delle occasioni, però siamo stati bravi a soffrire quando ci hanno soffrire. Pensa che nel finale del primo tempo, dopo aver visto il finale del primo tempo, pensava di poter poi portare a casa un risultato così profondo dopo la prestazione del Castro Villari negli ultimi 20 minuti? Ma io penso che noi abbiamo sofferto gli ultimi 10-15 minuti della fine del primo tempo, però credo pure che questa sofferenza è nata da degli episodi che gli abbiamo concesso noi. Secondo me, se noi avessimo se fossimo stati più attenti in alcune occasioni, quelle occasioni che loro hanno avuto non le avrebbero avute, secondo me. E infatti il secondo tempo abbiamo fatto degli accorgimenti e diciamo che abbiamo sofferto meno su quello aspetto. Calcio di rigore? Quale calcio di rigore? Calcio di rigore non concesso. Dalla panchina non lo riesco a vedere, le potrei chiedere i primi due fuorigiochi che hanno dato a noi, non lo so se sono fuorigiochi. La stessa cosa, non è che e da lì non riesco a vedere il fuorigioco, dall'altra parte non riesco a vedere il rigore. La partita è questa, ma a prescindere dal rigore penso che ci sono state talmente tante occasioni per fare gol, del rigore sì, sicuramente in quel momento poteva cambiare evidenza, però anche dopo due minuti l'abbiamo fatto un gol annullato sul fuorigioco con Balistelli, che bisogna vedere se quello è. Mister, che pensa di questa massala per il futuro? Penso quello che ho detto prima, penso che noi siamo contenti di quello che stiamo facendo, però so pure che se noi non manteniamo questo livello di attenzione, di concentrazione, di lavoro che stiamo avendo adesso, possiamo andare in difficoltà. Noi dobbiamo continuare su questa strada indipendentemente dai risultati, ormai sono passati i risultati che abbiamo fatto, anche quello di oggi. Dobbiamo pensare alla prossima partita e poi successivamente a quell'altra. Dobbiamo pensare al campo, non guardare la classifica, non guardare altre cose. Dobbiamo guardare gli obiettivi, mister. L'obiettivo nostro, quello di l'obiettivo nostro è quello di raggiungere il prima possibile la salvezza, poi guarderemo in che posizione ci troviamo. Quando ha mentito l'ultima volta? Ma non c'è mentire, non è quello, cioè parlo del reale, noi dobbiamo raggiungere la salvezza prima possibile, dobbiamo fare quello, poi penseremo ad altro.